Il Trofeo CONI è un progetto nazionale multisport dedicato agli atleti under 14 che ha come obiettivo principale quello di promuovere la pratica sportiva tra i giovani, attivando la collaborazione tra CONI e federazioni sportive nazionali, tra cui la FITA, presente attivamente sin dalla prima edizione. Le fasi finali quest'anno si terranno a Rimini dal 20 al 23 settembre 2018 e coinvolgeranno 37 sport, tra questi il taekwondo con le competizioni di forma e freestyle. Partecipiamo dal primo anno, sottolinea Salvatore Chiodo, consigliere federale e responsabile della formazione, nonché referente tecnico per il trofeo CONI. Tutto ciò che è promozione per l'attività giovanile ci sta molto a cuore, infatti, quando non siamo noi organizzatori attivi di questi eventi, partecipiamo a tutti i progetti del CONI. Promozione. Il trofeo CONI è un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole con l'obiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell'attività sportiva, lo stesso che da sempre porta avanti la FITA. Puntiamo molto su questi aspetti, continua Chiodo, in primis per risolvere il problema dell'abbandono precoce nello sport, che è una tematica che affligge un po' tutte le federazioni. La finalità sta nel trovare quei fattori motivazionali che facciano sì i ragazzi partecipino con grande volontà, per questo cerchiamo di coinvolgere i nostri giovani in molte attività, proponendone sempre di più varie. Il programma tecnico prevede la presenza di rappresentative miste, elemento di grande valenza educativa per la crescita delle ragazze e dei ragazzi. L'attività non è finalizzata soltanto alla gara, ma comporta soprattutto la socializzazione. I giovani si interfacceranno con più realtà sportive e conosceranno tanti altri atleti a partire dalla grande sfilata iniziale dove saranno presenti molti campioni, anche olimpici, ma anche grazie ad esempio ad un ulteriore momento di aggregazione, ovvero i test motori istituiti dal CONI verranno scelti. Alcuni ragazzi tra le varie discipline che si confronteranno e saranno valutati in base all'efficienza motoria in questa tipologia di fascia d'età. La locandina del trofeo CONI 2017, in programma dal 20 al 23 settembre a Rimini. Partecipanti. Gli atleti partecipanti al trofeo nazionale potranno essere da un minimo di 2 ad un massimo di 4 atleti per ogni regione, 2 maschi e una femmina o 2 femmine e un maschio. Le selezioni avvengono in precedenza a livello periferico con la partecipazione delle società a livello regionale, successivamente vengono scelti 4 atleti per ogni regione che svolgeranno le attività in base al regolamento stilato a priori. Per quanto riguarda il taekwondo, le regioni iscritte sono 8: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, mentre lo svolgimento della gara nazionale consiste nella forma e nel freestyle. Il trofeo è destinato ad un'attività a carattere individuale sia maschile che femminile, ma per il taekwondo c'è poi anche la competizione in coppia o in team di 3, conclude Chiodo. Programma: il trofeo CONI prenderà il via giovedì 20 settembre con la cerimonia di apertura e la sfilata e si chiuderà domenica 23. Le gare relative alla disciplina si svolgeranno venerdì 21 settembre dalle ore 900 con la presentazione delle squadre. Saranno presenti per l'occasione il presidente onorario FITA Parchi Aghile e il direttore tecnico Forme e Freestyle Andrea Notaro.